Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dall'ampio sagrato della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Come ben sappiamo dalla storia di Padre Pio non era solo un frate che pregava, confessava e, come sappiamo, a volte andava anche in giro per il mondo in bilocazione a fare tanto bene alle persone, leggeva le coscienze, ma era anche un frate, come tutti i cappuccini, allegro. E soprattutto raccontava tante barzellette, sapeva accompagnarle anche con la mimica, modulazioni di voce, per cui era impossibile trattenersi dal ridere. Lo raccontano coloro che erano accanto, i suoi figli spirituali, i suoi confratelli. Anche dopo aver ascoltato Padre Pio raccontare la stessa barzelletta numerose volte, ad esempio, c'era un fraticello, raccontava Padre Pio, rozzo ma non cattivo, veniva da una famiglia povera ma non disperata, faceva una gran fatica per adeguarsi a tutte le regole conventuali, quelle della vita religiosa. Pian piano tanti difetti li aveva eliminati. Il padre guardiano però ne teneva sempre conto e non perdeva mai la speranza di poterlo correggere dal vizio che si era portato nella sua vita religiosa, quello di bere. Bere quel bicchiere di vino in più quando gli capitava. Ebbene, Padre Pio raccontava questa barzelletta anche con la mimica e raccontava a tutti i suoi confratelli che attenti ascoltavano. Allora lui continua e dice: il padre guardiano lo aveva rimproverato aspramente anche in pubblico, in coro, lo aveva rimproverato al refettorio davanti a tutti gli altri giovani confratelli. Allora questo giovane frate, che provava compunzione, prometteva tra le lacrime ma spesso ricadeva e non poteva dare la colpa al vino, lui diceva, perché era troppo buono. E allora cosa è successo? Un bel giorno si trovò da solo in cantina. Purtroppo i frati erano impegnati in vari servizi, allora lui da solo in cantina, tra le botti di vino, l'odore lo inebriava, la voglia altrettanto, c'era a portata di mano un bel fiaschetto, lo racconta Padre Pio, ecco, sorridendo. Ebbene, lui prende, stappa e allora giù a tracannare vino. Di colpo gli piombano sulle sue spalle due mani poderose. A momenti gli andava tutto di traverso, racconta Padre Pio, uno spavento veramente terribile. Allora lui si volta, era il demonio. Tirando però un sospiro di sollievo, racconta Padre Pio, questo giovane frate disse: meno male, credevo fosse il padre guardiano.